E salve a tutti, benvenuti in Go Italia, un'altra live sessione notturna, stavolta per un motivo, e se avete la pazienza di aspettare la sigla, vi spiego subito perché. Ve lo faccio rivedere a breve. Stupendo, vedremo, saremo vedere se non mi distruggerà tutta casa. Comunque, eccolo qui, 3, 2. Il suo nome dovrebbe essere Misha e poi vedremo se riuscirò a farlo vedere in live in qualche modo, non lo so. Ragazzi, non ho mai avuto un gatto, non so se sarà un'esperienza negativa. Io sinceramente non è stata la mia decisione, ma il gattino è incredibilmente bello o bella, è una femminuccia, si chiama Misha, o almeno io vorrei chiamarla Misha. Sto bene. Ok, vabbè, detto questo. Andiamo a fare un po' di giri, qualche giretto. Abbiamo sbloccato la Nissan, interessante. Buonasera Go Italia, su le mani per Misha e Fab Touchdown. Ho appena presentato il mio canale, lo rivediamo per la terza volta Misha. Vediamo Misha. Comunque, no, non tutti piacciono i gatti, io li adoro, per cui, insomma, anche Berger. Quindi andiamo. Jazz piano. Lasciamolo così. No, dai, pure stasera. Che palle, raga. Io veramente non so che farci. Grazie, abbiamo... pure l'altro giorno andavo così. Non lo so. Qualche problemino la rete ultimamente, non so, veramente imbarazzante.
Comunque mi terrà impegnato tantissimo, immagino. E vabbè, non come un bambino, però insomma, voglio dire. Porca miseria, se mi stanno massacrando già. Già siamo nelle prime 10 posizioni. La macchina Skoda che è una cosa... Calma, stai esagerando con le spinte. Io. Poi, come ho spiegato a Bergen offline, una cosa assurda che stavamo scegliendo un nome e ho pensato subito a Misha, non so per quale motivo. Poi, andando a rivedere bene quel video che ho mostrato prima, ho notato che c'ha una M proprio qua sulla fronte e quindi è stato un segno. E la cosa ancora più assurda, che andando a vedere questo nome, se c'aveva un onomastico, il significato, insomma, abbiamo fatto un po' di ricerche su Google. Beh, primo giro, sei al secondo posto. Sembra che l'onomastico, i gatti non festeggiano, non so se festeggiano l'onomastico gatti, però è l'8 maggio, che è più o meno il giorno in cui dovremmo forse... o che ce lo portano, insomma, adesso è una cosa organizzata non da me, ma comunque, nel senso che sapete, quando uno vive da solo e la tua compagna vuole un gatto e si è messa in testa una cosa, però i gatti io li adoro, per cui ha sfondato una porta aperta. Il problema è che non so quando sia compatibile con una postazione streaming, specialmente con 10.000 roba che ho sopra. Qui sono un po' preoccupato, ecco, diciamo. Quindi no, vabbè, non ci siamo. Ragazzi, vi lascio un attimo qua, vado un attimo a fare un controllo, tipo vado da due pestoni al router, non lo so. C'è veramente la situazione imbarazzante. Andiamo ad avviare il nastro qua. Però che cazzo, veramente che cazzo, che cazzo, boh. Vabbè. Vabbè. Lo so, ragazzi. Sì, lo so. Se avete ragione. Vabbè, avete pazienza. Connessione del Burundi, faccina che ride a crepapelle. Sì. Peggio. Ok, un attimo solo.
Eccomi. Sei dalla scimmia. Ok. Vado a disconnettere un dispositivo che sta in un'altra camera per vedere se casomai da quello è il problema, ma non ho idea, non sono così sicuro. Può fare interferenza col router, però non è normale. Io non compro roba cinese, però vabbè, cioè cinese nel senso quelle cineserie. Il mio spacciatore, se possiamo chiamarlo così, è Amazon. Qui è uno switch, un hub collegato a un power line che mi porta la rete in camera da letto, e ho provato a distaccare, ho spento lo switch, ho spento proprio la basetta con tutti i dispositivi, Xbox collegata che sta di là, che è l'unica cosa che sta attaccata in Ethernet oltre al PC. Poi non so, vediamo che stava, adesso l'ho staccata. Se non è manco questo, si vede il router e dovrei avviarlo, il che significa andare offline. Vabbè, non so. Tra l'altro ero pure in una bella posizione, ero in seconda posizione. Vabbè. Sei a metà del gruppo al secondo giro. Riuscirò a fare questi tre giri? Almeno giusto per. Non so se c'è un'opzione di giocare tipo offline, ma può essere, adesso che ci penso. Cioè offline nel senso, senza check della connessione Electronic Arts, anche perché come vedete sono tutti bot. In alto a sinistra vedete la classifica, se c'è un altro giocatore umano compare l'immagine o del PC, okay, non saranno contenti, o della console, quindi Blue Deep, che sarei io al terzo posto, e poi eventualmente altri giocatori compaiono in elenco con il simbolo appunto PC o console, diciamo. Non so se vedete vicino accanto la scritta Blue Deep. Quindi al momento non c'è nessuno, e
Orca. Ma, no, ma sta, mi sta uccidendo? Stanno uccidendo. Odio questa macchina in una maniera atroce. Come guidare sulle uova? Tempo nell'ultimo giro è stato di 2:14.07. Comunque, il router della Vodafone, vede bontà, non per offendere Vodafone, ma fa schifo. Uno dei tanti acquisti che dovrei fare ancora è comprare un Pritzbox, un router più performante. So che il router nuovo della Vodafone, come standard è Wi-Fi 6. Quello nuovo forse dicono che va meglio. Io ho quello nero, prima del quello di quello di penultimo, diciamo, per cui non lo so se è quello anche problema, vabbè, comunque, o semplicemente, come ha detto Berg, siamo nel Burundi, ma comunque, vabbè, nel tempo qua sto soffrendo perché è un attimo è uscire di pista. Io ho tutti i link per portare internet in taverna con il 220 V. Non ho capito manco il beep. Un attimo, ti leggo però, c'è problema. Qua le curve devo, non so se vedete i pedali, devo praticamente andare a parzializzare una continuazione, che sennò, ecco, mi parte proprio il posteriore. Ok. Perché? Il 220, io c'entro il 220? I cavi del 220, che roba sono, scusami, che è i cavi del 220? Cavi Ethernet, quali cavi del 220? Della corrente, non so. Non è chiaro, cioè, cosa vuoi dire? Sinceramente. Io prima parlavo di un power link che si mette nel cavo, si mette nella presa di corrente, lo attacchi al router e ti porta internet sull'altro power line, quindi diciamo, si accoppia con un altro apparecchio, oppure quello poi va attaccato con diciamo l'Ethernet e poi puoi attaccare un access point o un hub, eccetera eccetera. Sì, lo stesso. Ah, sì, c'è. No. Power line si collega con l'Ethernet, poi diversamente c'è il all mesh.
apparecchiatura con tecnologia mesh che ti diffonde internet tutta la casa, oppure un wifi extender. Queste sono le tipologie, quindi o wifi extender o mesh o power line. Poi non so, non vendo apparecchiature, però insomma, che ne sappia io, sono queste le tre apparecchiature principali per replicare il segnale wifi o il segnale internet, diciamo, per almeno dal router principale. Attenzione, mamma mia, no vabbè, basta che ti toccano, la macchina esce completamente, non gliela fa. Avrai un wifi extender che se lo metti nella presa di corrente e boom, e ti colleghi col wifi, quello più normale, diciamo, che c'hanno tutti. Ma che spesso si incantano, io li ho avuti, TP-Link, quelli là, wifi extender, qualcuno l'ho regalato, qualcuno ce l'ho in caso di emergenza, qualcuno l'ha buttato proprio perché non andava più. Ne ho avuti due o tre, pessima esperienza. E poi ho preso il power line che lo attacchi col cavo Ethernet e che sfrutta la corrente di casa. Però hai un buon ritmo, via al secondo giro. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma c'è, vabbè. Stai esagerando, l'hai spinto fuori dai limiti della pista. Penso che un trattore c'ha più manovrabilità, comunque. Potenza c'è, però difficile da controllare. Ok, adesso cerchiamo di gestire il vantaggio. Siamo al giro finale, spingiamo verso l'alto. Anche no, spingiamo il giusto. Potete riuscire a sentire lo stridio delle gomme, il che significa che perde aderenza molto spesso. Poi calcolando che sta piovendo, che... Vai, vai tranquillo, spingi, mo puoi spingere, vai. Occhio qua, anche qui.
tre turni, abbiamo fatto il primo, il secondo, il primo posto, quindi ci siamo assicurati i punti per questa sessione. Forse abbiamo capito il problema qual è, però. Siamo malissimo, abbiamo già sprecato un replay. Stiamo giocando in soggettiva perché è un casino controllare questa macchina, almeno abbiamo una visuale un po' più ampia della strada. Lag e buio, vabbè, per voi in realtà a me ha laggato solamente. Ma questi sono errori del gioco comunque, attenzione. Non credo che c'entri niente la scheda grafica. Almeno spero. Porca, ho messo in vendita una 2080, ma è una 1080, ma nessuna proposta di vendita, nonostante sto abbassando il prezzo. Uno l'ho messa a 650 la 2080 e a poco più di 300 la 1080, ma non so. Boh. Probabilmente la gente vuole comprare nuovo, perché sono abbassati i prezzi, non di tantissimo, però comunque una 3080 sta sui 1000, si trovano, però adesso si trovano sui 1000, ma si trovano, per cui è probabile che molti la vogliono comunque comprare nuova, e ci sta. Io non sto aspettando che mi regali la 3080 faccina che ride a crepapelle. Allora, calcola che ho aspettato più di un anno per averla. Ordinata quasi al day one, comunque ottobre 2020. Mi è arrivata tipo dopo 7 mesi. Poi, fai tu. Questa mi è arrivata dopo 3 giorni. Sta sulla mia sinistra. E non so se è il caso di mandarla indietro, infatti non l'ho aperta ancora. Ho solo controllato che i sigilli fossero tutti perfetti dell'Asus. Il problema è che devo vendere prima le vecchie. Se non me le comprano non so come cacchio fa. Ci voglio anche perdere, ma non è che le posso svendere. Calcolo che un mese fa io 2080 l'ho visto pure a 800 euro, io l'ho messo a 650, non mi sembra un prezzo di merda, calcolando che sono perfette, visto che l'ho usata pochissimo. Una l'avrò usata 6 mesi e l'altra la presi per il muletto, ma di fatto non l'ho mai usata, quindi è praticamente nuova. Sicuramente l'avrei dovuto vendere prima.
Questo sì. Però per non rimanere col PC senza scheda video, ho detto vabbè. Che ho un muletto con una 2080, un i5. Comunque è buono. E poi un altro, un vecchio, un i7 6600K Intel con un'altra 2080. È un i7 6600K, è un po' più vecchio rispetto all'i5 9006. La postazione di streaming invece è un 9900K con una 3080. Quindi ho diversificato in base alla potenza del processore della scheda video, per non avere colli di bottiglia o altro. Quindi sono PC molto equilibrati. Ma quello in camera praticamente non lo uso mai, quindi lo potrei anche vendere, però. Necessita potenziamento sta macchina, non lo so. Vediamo che ci dice il risultato finale. È andata malissimo la gara, ragazzi. $5.19 contro un $5.15, quindi veramente ha fatto molta difficoltà. Mi sembra che l'abbiamo superato. Ok, perfetto, va benissimo così. Non ci tengo a vincere tutte le gare, ma comunque abbiamo, ok, quindi ok, quindi abbiamo queste ultime gare, le facciamo, vediamo se possiamo potenziare ulteriormente. Io mi ricordo che l'avevo già sbloccato questi livelli. No, aspetta, che sto a fa? Un attimo, vedo così. No. Strano. Vabbè. Ricordavo di averli già sbloccati, almeno il livello 1. Vabbè, blocchiamo anche il livello 2. Stiamo spendendo un sacco di soldi. Ok, abbiamo sbloccato tutto. Siamo più poveri della merda. Ok, andiamo avanti così. Ok. Male me la piglio di ferie, faccio tutta la giornata live, sinceramente. Recupero un po', troppa roba da giocare. Non lo so, vediamo, eh. Abbiamo sbloccato l'impossibile, cioè adesso la macchina non va bene, mi suicido, vai. Sì, però è sempre lo stesso problema. Curva, in curva non è gestibile, poco diciamo. Thank you.
Sentite lo stridio delle, gomme che... Niente, mi si impunta. Dominiamo sta stronza, dai, dominiamola. Perché non è possibile. Vai. Vai. Posso di rompere la pedaliera, ma... adesso finirai per piantarti. Sto fa un po' l'ABS, se mi vedete col piede che avanti su e giù, ma sto fa un po' di ABS. ABS, che OBS. Sei al secondo giro, mantieni la posizione. Che cazzo dico OBS? ABS, imbecille. È il gatto, scusatemi, abbiate pazienza. Lo devo togliere dalla scena. Ho improvvisato. Ma l'ho disabilito un attimo. Povero gatto, non disabilito, disabilitato, ok, posto. Frena. Vai, dai. Vai che sei solo con scusi, come si chiama lei? Ehi, non scappi, venghi, Isabella Hall, venghi signorina. Ultimo giro personale, 220,1. Dagli, come Isabella, come sta a spigne. E vabbè. Niente. Levati dai il carro. Niente.
Comunque è realissimo che una macchina del genere no, vabbè, teoricamente se la tuni, se fai il tuning ce lo puoi mettere pure l'ABS, non è che teoricamente non dovrebbe avere l'ABS. Abbiamo altri due giri per recuperare. Allora, il tempo nell'ultimo giro è stato di 2.00,9. Apro il gas, o meglio, spingo il gas troppo presto in quella curva maledetta. Come si dice, la potenza è nulla senza controllo e non riesco a controllarla. Almeno vorrei un secondo posto e non è chiedere troppo. Prova ad arrivare in testa, siamo all'ultimo giro. Staccatona. No. Ah. Chiesto troppo dalla macchina. No, vabbè. Possibile, è impossibile. Non so che è successo, ma boh. Ragazzi, si è glitchato il gioco, ma chi se ne frega? Va bene così. Non so come abbiamo fatto, Vabbè. L'importante è vincere. Partecipare teoricamente, ma in queste gare si sa.
Skippiamo, skippiamo. Uff. Gare, gare proprio faticose, dire poco. Faticosissime. La Touring, andiamo alla Touring. No, 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 non acquisto nulla. Bene così. Grande. Però si spendono troppi soldi rispetto a quelli che si vincono. Vabbè. Vabbè, speriamo che la ripotremo di utilizzare, non ho idea, però... ok, va bene. Bestia, bello. È un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, bellissimo, bello. Però comunque attenzione, abbiamo speso i soldi, però soddisfazione. Possiamo permetterci il lusso di non esagerare. Bel feeling al momento, mi sembra. Occhio qui, occhio qui. Lo sapevo, lo sapevo. Vabbè, porca. Mi ricordavo che sapesse era bastarda. Giro, arriviamo in testa. Thank you.
niente, non riesco più a gestire. Scoda a sinistra, a destra, che Dio la manda. Inutile, vedremo altre posizioni, inutile fare fenomeni adesso, ormai abbiamo sbagliato e chi sbaglia paga. Tosta proprio, eh? Un attimo, mi dai. Ah, era solo un turno, quindi l'abbiamo rifatto. Lo portiamo a casa il risultato. Dunque portiamo un po' di punti, soldi. Ah, se vogliamo finire la Turing. Che è successo? Ah, ok, no, vabbè. Ovvio. Ci riproviamo. Lasciare tutto di default. Vediamo un po'. Mi ha dato uno spintone. Altro spintone. Vabbè, se vogliono giocare così, è così che vogliono giocare. Noi giocheremo così. Come Skoda, Kevin Nail.
Allora, è proprio al limite, fuori pista. Siamo al giro finale, spingiamo verso l'alto. Non lo so, non lo so. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Le bestiali fanno pochi errori, ma va bene così. Rimaniamo concentrati. Maledizione. Risultato fotocopia della gara precedente. Rischiamo, rischiamo. Ci è andata male. Ma niente, proprio uguale, fotocopia della gara. Oh, il tempo era buono, 2,9. C'è anche uno che ha fatto 2,8,40. Eravamo arrivati terzi, non secondi, quindi in realtà abbiamo migliorato la posizione. Quindi la prima abbiamo fatto terzi, la seconda secondi, magari ce riproveremo. Feeling mi sembra migliorato, o è una mia impressione, non lo so. Ho cambiato un po' qualcosina nel setup, però vediamo.
se riusciamo a ascoltare la scia. Dai, credo che tu stia esagerando con le spinte. Le spinte, li voglio fisicamente uccidere, quale spinte? Non gliela faccio più, dai. Prova ad arrivare in testa, siamo all'ultimo giro. Dai. Scia, vai con la scia. Al limite. Vabbè, vieni. Non gliela fa. Qua dovremmo avere un po' più di potenza, ma al momento ce l'abbiamo, ma relativamente. E niente da fa. Non ci riusciamo. Ragazzi, sono scazzato, quando mi scazzo, vabbè, brutto lo so, però che devo comunque sbloccarlo, sinceramente non mi basta la seconda posizione, quindi. Chi se ne, sinceramente. Sta 4 la notte davanti a sta cazzo di gara di merda. Poi questa macchina di merda, poi. C'è da dire. Aggiungo.
Sai che ho sbagliato pure gara? Incazzamento? Vabbè. Mi sa di sì. Lì erano due giri, la macchina è un'altra. Ma niente. Sicuramente è più facile portarla a difficoltà media, la macchina si comporta in maniera un po' okay, più il tempo dell'ultimo prevedibile. Giro è stato di 2.8.0.7. No, ma figurati, non è questo però. Che lo voglio finire, questo gioco lo voglio finire al 100%, come faccio sempre. Ma purtroppo... Ok, tempo ultimo giro 1.53.0.8. Comunque facciamo un po' di easy money. Così comunque è molto molto divertente assolutamente. Chi ha detto che
uno per divertirsi si deve massacrare. No, vorrei solo, a me piacerebbe solo fare un po' di partite con l'ultimo giro è stato di 1.56.0 giocatori reali, sarebbe molto simpatica la cosa, ma all'inizio, nei primi giorni insomma che l'ho portato, entravano 2-3 persone, no, non più. Poi è stato abbandonato presto questo gioco, ahimè, peccato. Electronic Arts, almeno come publisher, come Origin, come tutto, ultimamente non sta avendo molta fortuna, almeno non mi sembra, sinceramente. Boh. Magari mi sbaglierò, comunque almeno questo gioco sicuramente non ha avuto molto seguito. Giro è di molto piacevole così da portare. Così la macchina diventa tutta un'altra cosa, però. Si può spingere fino al massimo e dubito che questa macchina, insomma, in realtà si possa guidare così, però è stato divertentissimo. Vi posso assicurare. Prendiamo soldi, dai, ok,
torniamo su Turing. Un attimo Turing, così possiamo procedere oltre. Divertente perché comunque il gioco diventa molto più arcade, però alla lunga noiosa perché ovviamente è meno impegnativo. Siamo un gioco difficile, toglie molti aiuti alla guida. Per cui per i puristi così fa schifo, immagino, però si può spingere parecchio e concentrarsi più sulla... vabbè, ho sbagliato. Beh, questa parte è oggettivamente complicata. Dai, rimetti la difficoltà più alta, wow, così è più difficile. No, devo togliere dai coglioni perché... Non sono... da questo punto di vista non sono molto masochista. Qui. Ok, l'ultimo giro è stato di 2.21, 0,2. Voglio stressare quando ne vale la pena, non in questo caso, questa grande merda. Quindi la bruciamo letteralmente.
tu. Sì, qua c'è un problema che una volta entrato nella... Ok, abbiamo capito. Beh, l'importante è capire. Ok, finalmente ce l'abbiamo, 100%. Vaffanculo, ce la siamo tolti dalle palle. Va bene. Proviamo sta Pontiac, dai, proviamola. Ma con i soldi cosa vuoi comprare come macchina? Uomo che balla. Ah, questo gioco non dà molti soldi, non ho capito la domanda, però... Diciamo ti... ti fa stare sempre con l'acqua alla gola, diciamo così. Ma è normale, ci sta, capisco. Per ti spinge ovviamente andare avanti con il gioco per poter sbloccare le macchine. Vabbè, comunque noi procediamo, non c'è problema. Comunque lo finiremo al 100%. Queste Mustang sono belline, devo dire la verità. L'assetto è giusto, l'assetto è corretto. Quindi già difficile, riusciamo tranquillamente a gestirlo, va bene, va bene. Attenzione qui. Un po' di giri di visuale, cercando di riuscire a gestirli tutti.
Merda. Ci siamo. Ultime eliminazioni. Vai, 3, 2, 1. Yes. Ah, ho capito quello che volevi. Vabbè, ma comunque non... Vedremo come... Che se metti i soldi da parte poi non puoi comprare gli upgrade, quindi promossa questa Pontiac Firebird Modify. Ok. Torniamo a Barcellona, bellissima città. Vista da vicino, insomma, via, due volte. No, una forse. Cioè, solo una volta sono andato, comunque bella. C'è un caldo, mamma mia. C'è anche un bellissimo acquario vicino al porto di Barcellona, Sagrada Famiglia, cioè un casino di roba, insomma, però Sagrada Famiglia è spettacolare, sia dentro sia fuori, una cosa che se andate a Barcellona dovete assolutamente vedere, perché cioè, non si può andare a Barcellona a non vedere la Sagrada Famiglia. Artista pazzo assolutamente. Allora non ricordo, ma Gaudì? Mi pare Gaudì? Vorrei dire cavolate. Se ho sbagliato mi corriggerete. Andiamo.
pazzo in senso buono, intendevo, ma comunque penso che se l'ha capito, vabbè. È molto molto scivolosa la situazione. Dire che è scivolosa è dire poco. Macchina un po' anzianotta ovviamente, però non so, ecco, ho dei dubbi adesso sinceramente, che vedo che fa fatica, però vediamo un po'. Secondo giro, continua a mantenere il ritmo. I giri sono molto veloci, non lo so. Abbiamo messo tutti i potenziamenti del livello 1, però al momento facciamo proprio fatica, tantissima. Dobbiamo accorciare il cambio, mettere un cambio un po' più performante. L'unica soluzione che al momento a cui posso pensare. Vabbè, rotto lì ball. Vabbè. Vabbè. L'ha spinto fuori come se non ci fosse un domani. Giro finale, prendiamoci qualche posizione. Non ne abbiamo di più, non tanto di più. Ma vediamo un po', facciamo su queste ultime tre. Il gioco lo sto portando comunque avanti.
Comunque vediamo se riusciamo ad arrivare a 500 follower su Twitch e buonanotte su TikTok questa settimana. Un momento di più non so. Caricamenti, mamma mia. Ah, va bene così. Che metto un cambio ancora più corto. Non ha caricato le texture, vedete? Bah, vabbè. Se capisci. Vabbè. Bah. Non vorrei che fosse stato abbandonato pure per questo, per poi micro bug che ci sono random, però sei un grande ego Italia e bicipite. Grazie, andiamo per la nona e l'ottava. Sei a metà del gruppo, al secondo giro. Stiamo giocando di nuovo a difficile. Traffico maledetto. Adesso, veramente. Riusciamo a superare questi figli. Ok, dai. Sta a fare un casino però. Non ci possiamo andare delicati. Allora, l'ultimo giro è stato di 55, 0,7. Andiamo da lui Takashi. Attenzione. A cui laggano le texture. Ma non solo a lui. Il gioco ogni tanto fa cose imbarazzanti. Che se fosse questo è il primo gioco, penserei che scheda grafica si è bruciata, ma non credo, spero di no. Ok, abbiamo l'ultimo giro. Bene, ultimo giro di 55, 0,3. Cerchiamo di intraversare la macchina. Ok, guidato pulito, più pulito possibile, ed ha funzionato. Vedete? Texture sparite. Che vedo lì? Non so cose belle.
Al momento gioco, sto giocando su Origin, che è un abbonamento che mi dà la possibilità di giocare a tutti i giochi dell'Electronic Arts a 12,99? 14? Comunque sotto i 15 euro. Compreso FIFA, compreso... Che ne so, aiutatemi. Andate su Origin. Vabbè, comunque non è sponsorizzato da Origin, quindi chi se ne frega. Devo dire. Ok, andiamo. A suo giro mi sembra che le texture sono state caricate. Almeno le macchine le vedo tutte perfette. Procede, si procede. Fortuna che non piove. Visibilità abbastanza buona, anche se in notturna è sempre un po' più difficile, ma mi sembra tutto illuminato a giorno, anzi pure un po' troppo. Diciamo, non dico realistico, ma vabbè, comunque andiamo. Buon ritmo, via al secondo giro. La spinge come dei dannati perché siamo noni. Maledizione. Maledizione. Questa modalità, come sbagli sei fuori. No, impossible, credo che sia impossible adesso. Dubito che ce l'avremmo fatta pure prima, però. Ultimo giro di 1,8, 0,5. Forse possiamo, qualcuna la possiamo recuperare sicuramente. Ma non così, non così. Dai, dai. Non so. Rimaniamo in scia o no? Ok, secondi, dai. Oh, buttala via il secondo posto. Era il primo posto, obbligo. No, ok. No, vabbè, perché comunque... Ok, nella classifica, ovviamente... Vabbè, secondo posto, ma in classifica siamo primi? Penso di sì. Penso di sì, perché sennò non ce lo sbloccavo l'obiettivo. Ecco, pure questo fatto che non dai punti. Perché?
Ok, gara, però i risultati della classifica perché non li metti? Non dico che sia il peggiore grid, però la grid mi aspettavo molto meglio, eh. Questo si fa che mi fa schifo, però aspettavo un po' più di... Guardate qua, questo difetto, quando lo vogliamo correggere, che va a sinistra, eh? No, non si sa. Ok, sì sì. Questo ce lo siamo tolti. Questo qua lo possiamo sbloccare se casomai possiamo sbloccare il... Vediamo un attimo come siamo messi con... No, non stasera, non stasera. Ok. Qua che ci abbiamo? Come chiusura... una Mitsubishi Lancer Evolution 6 time 6 del non ce lo dice l'anno, perché why not, questa la vorrei comprare sinceramente, è bellissima sta macchina, stupenda, questa la compriamo. Assolutamente. Un must da tutti i punti di vista. Non si può essere un appassionato di motori e non amare questa macchina. Interni, boh. Ma sono comunque spartani, assolutamente non è la macchina per chi ama il lusso, sicuramente. Ehi, stagli alla larga adesso, fai calmare la situazione. Facciamo sta gara. Un po' troppe botte comunque, secondo me. Giro, continua a spingere. Ma cosa abbiamo davanti? La sapevo. Vabbè, poi la vedremo in classifica. Adesso ci dispiace, ma la superiamo. Olla! Mm-hmm.
Voliamo via, voliamo via. Macchina bella reattiva e nervosa. Il tempo sull'ultimo giro è di 1:25.08. Qui, anche qui, ok, ci siamo, un po' meno qua, ma comunque vabbè, è andata. Divertente, assolutamente divertente. Abbiamo distrutto. Sound proprio una droga, troppo bello. Vogliamo un po' di soldi. Alla Mazda, ok, Mazda RX7 Fan Speed. Quella che abbiamo superato e non ricordavo. Siamo da 2 ore, quindi posso così, raga. Però dobbiamo fare ancora sta sessione. La finiamo. Erano 2 o 3. Circuito cittadino. Pochissimo lag fra il volante, non so se riuscite a apprezzare. Ottimo. Quasi impercettibile. Non sorprenderti se adesso ti punterà. Spettacolo, il motore è uno spettacolo. Porca. Vabbè. Secondo giro, continua a mantenere il ritmo. Eccesso di confidenza però. Thank you.
abbiamo tamponato chiunque. Peccato, peccato, peccato. Un vero peccato. È che veramente spazio ce n'è poco. Terzo giro, sei in una buona posizione, continua. Mamma mia, non ricordo una gara più disastrosa di questa. Non la voglio rifare. Rimangono due giri. Ultimo giro, possiamo fare qualche sorpasso? No. Dove vai, qualche incidente? Disastro, ma va. Divertentissimo. Ah, ecco qua i punti. Evento, giustamente, 25 punti. Li stiamo a... ok. Vabbè. Evento, che chiama evento? Classifica, che evento? Vabbè. La musica dei play, dei player inside, delle news settimanali,
settimanali, non settimanali, settimanali. O sette maiali. Sembra di capire che siamo in Giappone. Va bene. Ovviamente ci mettiamo un sacco di tempo perché in Giappone è lontano. La Cina è vicina, ma il Giappone è, vicino, è lontanissimo. Ok. Mamma mia, sarà un massacro, raga. La mappa non promette niente di buono. Io vado di soggettiva, sinceramente. Mamma. Aiutami tu. Aiuto. Quasi impossibile. Ma quasi, vai. Vai, 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 vai. Stiamo a fare macelli, stragi, automobili. Vai, superiamo i tankot. Ok, se vediamo altri a caso. Una galleria. Vai. Vai che si spinge. E si distrugge la macchina, vai. Attenzione. Ponte, 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 vai. Staccatona a sinistra. Galleria a destra. No, 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 quella galleria. Porca putto. Vai. No, vabbè. Mi dissocio da me stesso, vai. Vai, vai, vai. No, vabbè. Vabbè, Gian Ferrari ci ha dato una botta che dire piccola. Scatenate, sono scatenate. Non gliela fanno. Non gliela fanno. Siamo messi malino. Vai. Vedi che invece recuperiamo, no? Dolcemente. Vai. Thank you.
Non lo so. Peccato, abbiamo preso lo spigolo. Peccatissimo, peccato. Vabbè. Peccato. Andiamo di non perdere almeno un secondo. Vabbè. Peccato. Maria Torres, maledetta. Però noi abbiamo 53 punti più. Perché c'è stata una seconda posizione? Penso l'abbiamo superata però. Sì, ce l'ho data come superato, ok. Assolutamente ottimo. È l'unica che possiamo fare, questa qui. Non possiamo fare nient'altro. Quindi abbiamo terminato per oggi con questa, l'ultima che ci è rimasta. Brand Zach, che ne sach? Andiamo. Abbiamo anche una Honda Civic FD2, Gianferrari. Le auto sono veramente tutte mischiate. Ah, ok, questo è a giro. Ok. È una track race. Ok, va bene. Vediamoci un po' la pista. Questo giro purtroppo non è valido. Mettiamo a 50? Più o meno. No, vabbè, in realtà poco. Non c'era bisogno di inchiodare. Ah, ok, abbiamo una... Oh, che bello. Abbiamo un avversario umano? No? Beh. Ok, adesso non possiamo più sbagliare. Si comincia. Vai.
Sto facendo un po' il compitino perché vorrei fare almeno un giro pulito. Facciamo sto compitino, portiamo il risultato a casa. Qua vabbè, non abbiamo mantenuto una traiettoria ottimale. Ok, vediamo quanto abbiamo fatto così. Ok, grande. Adesso possiamo concentrarci su uno stile un po' più aggressivo, se possiamo. E addirittura stiamo facendo anche un po' meglio. Bene. Quasi, d'accordo, no? È un casino perché c'è traffico. No. Vabbè, colpa mia. Credo che forse ho migliorato comunque il tempo. Credo di aver migliorato il tempo. Bella macchina comunque, bella. Bella. Grande. Play, non è che so proprio. Giusto, diciamo. Un po' così. Non è certo Gran Turismo 7. Ok, ci siamo assicurati il salvataggio e riprenderemo la carriera sicuramente sulla Semi Pro. Troppo, un gioco molto molto lungo. Sì, siamo sempre più o meno a metà. Sembra che non finisce più questo gioco. Questa carriera ci sta. Comunque si è sbloccato il drift. Questo me lo faccio offline perché è un casino, sinceramente. Tuner. Ok, l'abbiamo sbloccata in realtà. Questo dovremmo sbloccarlo al, diciamo, livello 2. Non so se c'è, come siamo messi. No, ok. Ah no, qua, ok, no. Gare interessanti comunque,
bella, bella categoria, GT, GT classe 2. Bella rapida, veloce, molto racing. Bene. All track day, stiamo continuando. La sto mettendo tutta per fare più gare possibili e insomma sblocca tutto qua addirittura. Ok, completa l'obiettivo della Ferrari Cup, ottimo. Oh, continuiamo, insomma è un gioco che richiede molto 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 tempo. Vabbè, io ringrazio Bergam che è passato, insomma passa, lui passa sempre la notte. Vabbè, comunque grazie, alla prossima live e prossimo episodio di questo gioco di Grid Legends, che non è molto leggenda, ma insomma io lo consiglio ogni volta, lo consiglio perché comunque è divertente, ha dei difetti, speriamo che nei prossimi aggiornamenti che siano un po' più andiamo a sistemare un po' il motore grafico, ogni tanto fa un po' le bizze. E quindi grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube Go Italia, se potete, o se non potete, non fa niente.